Ci scrive il signor Roberto. Buongiorno, qualcuno mi sa dire se è utile la presenza della bobina telefonica in alcuni apparecchi acustici? Oppure raccomandata solo in certi casi di solidità o di utilizzo prevalente? Ringrazio anticipatamente chi risponderà e il dottor Pontoni per ospitare i miei post. Allora, la bobina telefonica è un qualcosa che si utilizzava tanti anni fa. C'è ancora in certi tipi di apparecchi. Soprattutto prima di fare l'ordine, basta chiedere, aggiungetemi anche la bobina, solitamente presente in apparecchi un po' più grandi, meno estetici, perché c'è bisogno di spazio per introdurre questo componente. Veniva utilizzata soprattutto qualche anno fa, perché? Perché non c'erano le connessioni Bluetooth e wireless, quindi si lavorava in un'altra modalità. Oggigiorno può aver senso in qualche situazione specifica e quindi va visto quali sono le situazioni che le interessano. Ad esempio, ci sono certi teatri o cinema che sono attrezzati per far sentire meglio gli utilizzatori di apparecchi acustici dotati di bobina. Quindi va a teatro e con gli apparecchi acustici che sta utilizzando non ha soddisfazione, non riesce a ottenere i risultati che vuole, e il teatro è strutturato in modo da poter aiutare chi ha la bobina? Stesso discorso per il cinema? Allora sì, ha senso avere la bobina. Nel dubbio però, dato che non costa neanche un euro in più, se utilizzate degli apparecchi acustici o avete intenzione di prendere degli apparecchi acustici e non voglio dire vistosi, ma comunque quelli un po' più grandini, potete tranquillamente dire nel dubbio mettici la bobina. Se invece valutate quelli più estetici, la lasciate perdere, ma dal mio punto di vista oggigiorno non è un qualcosa che fa spostare l'ago della bilancia tra un tipo di apparecchio piuttosto che l'altro. Grazie e alla prossima.